Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere un metodo particolare eh, nel eh, montare le maglie su un ferro. All'inizio di ogni lavorazione, ognuna di noi eh, utilizza un proprio metodo per ovviamente montare le maglie sul ferro. Bene, questo è un metodo alternativo eh, che mh, anche eh, sul web trovate come eh, il metodo norvegese. Um, un metodo che apparentemente sembra difficile ma um, non lo è poi più di tanto uh, bisogna solo applicarsi un pochino um, e dà un risultato molto particolare eh, carino visibilmente una sorta di queste barrettine praticamente che eh, possono appunto um, servire quando vogliamo praticamente fare delle lavorazioni ehm, senza eh, avere per forza eh, un elastico ehm, che dia supporto appunto al nostro motivo. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Prima di ehm, vedere un, un attimino come si realizza, dimenticavo di dirvi che ehm, quando eh, si montano le maglie con questo metodo ehm, Ogni barretta che noi andremo praticamente a creare eh, eh, corrisponde praticamente a due maglie create, quindi diciamo che eh, ogni eh, ferro che noi facciamo diventa doppio, ok? Quindi quando eh, dovete montare le maglie eh, contatele sempre eh, in maniera doppia. Andiamo adesso a vedere come si procede. Allora, per prima cosa eh, prendiamo praticamente il nostro filo e ehm, lo, eh, diciamo così, mh, sdoppiamo e andiamo a fare un cappietto in modo tale da avere un filo doppio da questa parte e un filo singolo da questa. E, mh, ovviamente lavoreremo sul filo doppio. E, ehm, lavoreremo esattamente con queste due dita vi faccio vedere allora intanto ehm, ovviamente eh, in base alle maglie che noi vogliamo mettere eh, andremo ad allungare o a diminuire il ehm, filo doppio allora puntiamo il ferro Sistemiamo eh, praticamente il filo singolo da questa parte, cioè sulla mano destra, e il filo doppio sulla mano sinistra. E andiamo a fare questo movimento. Allora, prendiamo queste due dita e facciamo in questo modo. Così. Con queste dita teniamo questo filo e giochiamo in questo modo posizioniamo il filo il, il ferro in questo modo ok entriamo da sotto e andiamo a fare in questo modo da sopra sopra e tiriamo adesso abbiamo fatto un questo gioco ok adesso dobbiamo fare il, il, il senso contrario quindi andiamo a prendere il filo lo posizioniamo sull'indice lo facciamo passare sul pollice il, il ferro passa qui e di nuovo in questo modo e queste sono praticamente le prime due maglie e abbiamo creato questa barretta di nuovo filo da questa parte ferro e questa volta il filo passa in questo modo cioè da sotto e non da sopra ma da sotto così il filo sull'indice poi sul pollice ferro e sempre il filo da sotto e abbiamo creato un'altra barretta di nuovo filo tra il pollice e l'indice il ferro passa in questo modo ok filo sotto così adesso il filo passa sull'indice attraverso il pollice e posizioniamo in questo modo filo sul pollice sull'indice il ferro filo sotto filo tra l'indice e il pollice filo sotto il ferro e alternate praticamente questi due mh, ferri, diciamo Fino al numero di maglie che vi servono, in questo caso vedete che sono doppiate, quindi abbiamo due maglie, due maglie, due maglie e due maglie. Ok, lo facciamo di nuovo insieme. Passo così. E filo sotto ok risulterà una sorta di barretta per tutto il ferro giriamo e il secondo ferro le maglie vanno tutte a rovescio 1 2 3 Quattro. E proseguite in questo modo, quindi andate a fare ogni singola maglia a rovescio. Questo diciamo che è un modo alternativo eh, per, eh, diciamo, mh, andare a fare eh, una lavorazione senza, eh, diciamo, per forza eh, andare a fare poi eh, magari una, um, um, un elastico, ecco. E il motivo praticamente termina in questo modo con queste, ehm, diciamo barrettine fatte in questo modo, e poi potete proseguire con il vostro eh, punto. Con un punto qualsiasi. Il motivo è terminato e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!